Ciao a tutti ragazzi da Piccola Kaji e Pallocchio, sono tornato qua per fare un video tag al video di Checco Kingdom. Non me la ricorderò mai. Checco, capirà che non è il suo nick su YouTube, non me lo ricordo mai tutto. Comunque, lui aveva chiesto che cosa ne pensano i nostri genitori e amici di manga e comics. Allora, io premetto che non leggo comics e solamente manga. E questa domanda mi sembra carina, cioè mi è piaciuta come idea. È una bella domanda, perché qui ce ne sarebbe da parlare, però dirò il minimo, diciamo, se no altro che 15 minuti, si va a finire domattina. Scusate per la qualità, ma sta iniziando a stasera, non posso attaccare la lampada perché c'ho il computer, c'ho il caricabatteria del computer attaccato, quindi questa è la qualità massima che posso avere. Allora, rispondo subito al che dire. Mio padre sinceramente non mi interessa più di tanto, cioè se gli chiedo soldi me li dà, non c'è problemi, basta che non chiedi una cifra enorme. Poi diciamo che da una parte mi capisce perché lui legge tipo Diabolik, quindi diciamo che la sua passione l'ho presa da lui, cioè la mia passione l'ho presa da lui. Perché cioè, da piccola vedevo e leggeva questo Diabolik. Una volta ci ho provato a leggerlo, ma non mi piace per nulla. Cioè, proprio i disegni, la storia, non mi dice nulla. Però poi si vede, non lo so, mi è rimasto in testa i fumetti e da lì, diciamo, poi mi so, piano dopo qualche anno mi sono avvicinata al mondo dei manga, degli anime e cose così. Quindi diciamo che da una parte mi capisce, non. Se sentite dell'urla sono fuori. Cioè, fanno sempre casino, però lasciamo stare. Se no qui, sai che casino succederebbe. Vabbè, comunque da parte di mio padre, cioè, mi capisce, cioè, se chiedo soldi me le dà. Basta che non gli chiedo 50 euro, 60, cioè, giusto su 20 euro circa. E beh, sinceramente non penso ne freghi nemmeno, cioè non importa, cioè è una mia passione, quindi non è che critica o cose del genere, cioè anche se quando le compro non mi dice nulla. Gli ho fatto pure vedere Death Note, gli ho fatto, ma perché non provi a leggere questo? L'ha guardato, l'ha sfogliato un po', però diciamo che ancora no, cioè non lo legge. Perché dice che è difficile leggere all'incontrario, cose del genere, quindi preferisce leggere il Studio Bolic, che io quel fumetto proprio non mi vuole piacere. Cioè, ci ho provato a leggerlo, come ho già detto, ma niente, non mi sa di nulla. Proprio darsi a qualcuno piaccia, o cioè, non voglio andare contro nessuno, però io, parere mio, non è il mio genere proprio. E mia madre invece, cioè, me ne dà soldi, non c'è, anche per lei non c'è problema, però non capisce, cioè, li chiama giornaletti. Fanno sempre a comprare questi giornaletti. E che gli vuol dire? Io gli dico sì, mamma, è la mia passione. È un po' bubbola, un po', se, diciamo, inizia un po' di ma dovresti spendere meno, ma dovresti fare meno serie, ma quello, ma quell'altro, però alla fine, cioè, l'accetta. Non mi è apparso di nuovo qualcosa. Io mi sto arrabbiando con questo computer perché mi odia proprio. Vabbè, comunque non cosa dicevo? Non me la ricordo. Vabbè, e mia madre, diciamo che cioè, l'accetta e non l'accetta, una via di mezzo. Però diciamo è la mia unica passione, a parte anche leggere libri, e quindi non è che chiedi chissà quanto. Vestiti me ne compro perché me ne devo comprare, se no, cioè ogni tanto fa shopping, mi piace, non è che non mi piaccia, però preferisco comprarmi un manga che comprarmi una maglietta, ecco. E ho qualche volta anche diciamo non ho mangiato per comprarmi un manga, vabbè.
Tipo, quando uscivo da scuola avevo soldi per mangiare, non mangiavo, mandavo in fumetteria e mi compravo un manga. E vabbè, ma questi sono, vabbè, per 4 euro. Tanto poi dopo poco tornavo a casa. Amen. Cioè, non è che morivo di fame, quindi preferivo comprarmi un manga. Lo faccio anche ora, eh. Quando ho un po' di soldi ne metto da parte e vado in fumetteria. Cioè, invece di spendere per mangiare o per altre cose. E che dire? Come ho detto, mia madre lo accetta e non lo accetta, una via di mezzo. A volte è, diciamo, stressante, veramente una cosa impressionante. Quando inizia a dire, ma questi giornaletti quando finirai, cose così. Oddio, io sto zitta, lasciamo stare. Poi vabbè, poi ne parlo con calma, ci chiariamo e appunto finisce lì la cosa. Però ogni tanto riparto all'attacco, come di, magari riesco a convincerla a non fargli leggere più questi manga. Però non ci riuscirà mai. Mi dispiace per lei, che devo dire. Comunque ho rinunciato a molte cose per poter comprarmi i manga. Cioè prima facevo anche canto, tipo, però l'ho smesso anche per altri motivi, però anche perché mi sembra 40 euro al mese. 40 euro al mese pesano. E preferisco sinceramente comprarmi un manga che andare a fare canto. Anche se canto a me piace, però è impegnativo, non ce la facevo proprio. Tornavo da scuola distrutta e poi dovevo andare a canto. No, ce la facevo proprio. A volte non riuscivo nemmeno a tornare a casa per andare a canto, vabbè. E niente, e gli amici. All'inizio, quando ho iniziato la mia passione, non avevo amici che condividevano questa cosa e avevo sempre amiche o amici che mi dicevano, ma leggi sempre i giornaletti per i bimbetti, ma perché li leggi o perché spendi soldi per quella roba lì e queste cose così. Poi alla fine hanno capito che è una mia passione e che non mi devono scocciare. Ecco, tanto anche se lo dicono io non cambio idea, rimango della mia, che è meglio pensare con il proprio cervello che pensare con quello degli altri. Quindi io non cambierò mai, possono continuare a dirmelo all'infinito, ma no. E vabbè, all'inizio c'erano queste mie amiche che mi dicevano perché le compri, perché quello e perché quell'altro, ma non me frega. Poi andando avanti ho iniziato a conoscere persone con la mia stessa passione, ora ho due o tre amiche qua che leggono meme e manga e andiamo insieme in fumetteria, facciamo anche tipo pranzi dal cinese o dal giapponese. Si organizza anche cose così e si vuole anche organizzare un anime party. Quindi la sera ci troviamo a casa di una di queste mie amiche e ci guardiamo qualche anime, ne commentiamo insieme, così così. Come carina come cosa, anche per cambiare, sempre la solita pappa, che palle. Cioè, o faccio la lezione o leggo manga. O sto al computer, quindi un po' devo cambiare. Cioè, leggere manga continuerò sempre, ma stare al computer, diciamo che ti rimbecillisce un po'. Però vabbè, ormai cosa ci posso fare? Ormai senza internet non fa nulla. Quindi vabbè, mo pure a scuola si usa un internet, quindi. Che dire, c'è una zanzara che rompe quel croccido? Ok. E niente, cioè, ho alcune amiche con cui andrò anche a Lucca Comics e. Non vedo l'ora che sia il 28 ottobre e il 30 ottobre. Giustamente perché andrò anche il 30 per incontrare Chopper del Western 94, Kira 85F e altre persone. Andrò solo per quello domenica. Non farò compere proprio. La roba la prenderò venerdì, che è il primo giorno, quindi c'è anche più cose. E che dire altro? Questo è, diciamo, il video, non c'è da dire altro. Come ho detto, i comics non le leggo perché, non so, non mi attirano. Ho provato, cioè ho sfogliato qualcosa in fumetteria, in edicola, ma no, niente, spenderci 6 euro per me non serve. Boh, non mi piacciono comunque a mio parere. L'unico, diciamo, non so se è un comics o no, l'unico fumetto, diciamo, diverso da soliti manga che prenderò è quello di Monster Allergy che uscirà ora a ottobre per la GP Publishing, però non so dirvi se è un comics o no. Quindi, se avete sentito un rumore, è la gatta che si è allungata sul letto, però quella gatta sta ferma un attimo.
Si è messo a dormire dietro al computer, tranquillamente. Boh. E niente. Ah, volevo aprire una parentesi mentre che ci sono. E poi tanto comunque il videotag è finito, cioè non ho altro da aggiungere. Spero che a Checco gli piaccia la mia risposta. E mi è garbata questa cosa, mi è divertito parlare di, diciamo, di me. Spiegare le cose, sì. Comunque, apri parentesi, volevo dire che io a Lucca ci sarò il 28 e il 30 ottobre. Allora, chi mi vede o mi fermi tranquillamente, mi farà molto piacere. E ci sarò dalla mattina al, diciamo, alla sera verso le 6, qualcosa circa, perché tanto non sono lontana da Lucca. Da dove sto io a Lucca ci metto su per giù nemmeno 2 ore, quindi. E comunque va bene a me, ovviamente, chi mi vede in giro, qualche recensore di YouTube, cioè fermatemi tranquillamente, mi farà molto piacere fare anche 2 chiacchiere, così. E che dire, altro? Ah, volevo sapere chi viene a Lucca Comics, magari, cioè, parte già domenica, ci si incontra con Chop the Best 94, Kilo 85F e altre persone, però magari qualcuno c'è il 28 ottobre, me lo faccia sapere, magari, non lo so, ci si vede. Che ho detto per fare 2 chiacchiere per conoscerci. Così mi piacerebbe come cosa, sarebbe carina. E con questo ho finito. Spero che il video vi piaccia. È la prima volta che faccio un video in cui parlo così tanto, cioè, senza far vedere nulla. Vabbè, ho fatto anche quello delle 10 domande, però erano 4 minuti circa. Quindi non conta. E chiedo ancora scusa per la qualità, però potevo fare solo in questo modo. Non avendo potuto mettere la lampada, posso fare solo così. Allora, penso sì, abbia detto tutto. Ovviamente spero vi piaccia il video. Fatemi sapere per tutto. Ci si vede al prossimo video, che non so cosa sarà. Penso un'altra recensione, però non so quando riuscirò a farla. Perché domani sono a pranzo fuori con delle mie amiche, quindi poi torno una sera tardi, non ce la farei a fare un video. E giovedì sono dal dentista, due palle, vabbè, basta. E venerdì non lo so, e sabato ho un compleanno, quindi questa settimana sono abbastanza impegnata. Poi ho anche compiti, lezione, sta studiare, interrogazioni, oddio, sono colma. Va bene, con questo concludo. Spero non vi siete annoiati. E ci si vede al prossimo video da Piccola Caggi e Pallocchio. Alla prossima. Ciao!